Ne possiamo chiedere così tanto per rompere il ghiaccio, quando è l'ultima volta che ha trombato? Così. Ma credo 20 anni fa. 20 anni. No, devo dire che le donne mi piacciono ancora, ma non mi ricordo perché. Beh, bellissimo, come mai? Come perché mai? Ho 80 anni, sono vecchio e quindi la memoria comincia a vacillare. Beh, però ancora frequenta tante donne. Cioè... Ah, per frequentarle sono capace, è scoparle che diventa più complicato. Zero titoli. Che cazzo fate? Zero titoli. No, Milano nel mio cuore da quando avevo il cazzo nei pantaloncini corti. Milano, stai per questo. Fuga, la fuga. La fuga è l'unica via dalla figa. Su tutte le mani. Zero titoli. Ma no, voi siete sempre polemici. Siete sempre quelli che fanno i giornalai e non hanno l'edicola, no? Evviva i de giornalai. Fai ballare i ragazzi. Benvenuti alla terza puntata di Zero Titoli, il podcast targato dei giornalai. Oggi abbiamo come ospite un altro direttore, abbiamo Vittorio Feltri. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno direttore. Oggi si scherza e basta, si parla, come dice lei, di politica, di figa e di droga. Quindi siamo proprio in temi... Sono argomenti che mi stanno a cuore. Ma le possiamo chiedere così tanto per rompere il ghiaccio, quando è l'ultima volta che ha trombato? Così. Ah, credo 20 anni fa. 20 anni. No, devo dire che le donne mi piacciono ancora, ma non mi ricordo perché. Beh, bellissimo, come mai? Come perché mai? Ho 80 anni, sono vecchio e quindi la memoria comincia a vacillare. Beh, però ancora frequenta tante donne. Cioè... Ah, per frequentarle sono capace, è scoparle che diventa più complicato. Okay. Berlusconi secondo lei è ancora capace? Ma non credo, lui millanta anche lì e fa bene, così si dà un po' di aria. Che voto dà alla sua carriera, alla sua vita, arrivato diciamo alla sua età, nel senso? Beh, diciamo che con l'aiuto di Sanculo mi è andata bene. Anch'io ho l'età di Biden, che non lo vogliono come presidente perché è vecchio, no? E questo mi ha convinto che il vero razzismo è contro i vecchi. Se la gente studiasse un po' di più saprebbe che il cervello non invecchia mai. Il bigolo sì, ma il cervello non invecchia. Domanda. Lei si è mai drogato? Esatto. Io la droga non l'ho mai vista, non solo non l'ho mai provata, ma non l'ho mai vista fisicamente, no? Da non sa com'è fatta la cocaina, non sa com'è no, fatta... No, non l'ho mai vista, non l'ho mai vista. Però fuma ancora sigarette? Più che posso. Più che posso. Quante sigarette fuma al giorno? Più che posso. Più che poco, quindi ok. Direttore, ma lei se l'è mai fumata una canna? No, la canna non... Io fumo delle sigarette molto leggere, se volete ve le mostro. Non la intriga, non la intriga neanche. Niente, no. Io non mi sono mai ubriacato in vita mia. Non ho mai, mai ubriacato? Mai, non ho mai raggiunto diciamo, i livelli dell'ebbrezza da alcol. Sì, ho bevuto, ma poi a un certo punto basta. E quindi non procedo e non so che effetto si provi a essere sbronzi. Senta, io voglio provarci in quest'altra maniera. Non gliela facciamo fumare la canna, però almeno sentire l'odore. No, c'è una cosa che non voglia di fare, non me ne frega niente. Perfetto, niente. No, perché se no gliela facevamo vedere, sentiva l'odore e ci dava un parere. Un parere? Questo ci possiamo farlo? No, facciamo. Solo vedere? Sì, proprio perché sono gentile e voglio temperare le vostre richieste. C'è anche CBD, nel senso, quindi in teoria questa qua è legale. Questa in teoria è una cima. Se vuole. Mi fa anche abbastanza schifo. Se vuole sentire l'odore. È una via di mezzo tra l'odore e la puzza. Senta, per lei che ha fatto sia l'opinionista che il direttore che anche il politico, di questi tre ruoli, quale è secondo lei quello più significativo per lei che l'aiuta anche a cuccare magari? No, guardi, in politica io naturalmente sono un improvvisato perché da poco tempo sto in un ente diciamo guidato dalla politica e ho trovato tanti imbecilli in politica quanti non ne avevo mai trovato nei giornali che pure abbondano di questo genere umano. Ma si cucca di più facendo il politico, facendo l'opinionista o facendo il direttore? Si cucca di più facendo Feltri. Facendo Feltri? Facendo Feltri. Mi ha dato anche fastidio quella proposta, dice devi fare tu il presidente perché sei il più vecchio, ma andate a fanculo, ma se mi volete perché ritenete che io sia abile, d'accordo, ma solo perché sono il più vecchio, ripeto, va a fanculo. Tra i personaggi politici, non dico le maschere, c'è qualcuno con cui andrebbe a letto? Ma non conosco donne particolarmente attraenti.
che siano politiche. Esatto, poi, a livello di consigli di vita, dia consiglio ai giovani, come cuccare di più? Lei che ha detto cucco molto di più da feltri, come si fa a cuccare da feltri? Cercare di non esagerare con i corteggiamenti sdolcinati, quella è la prima regola. Bisogna avere con le donne un rapporto assolutamente paritario, perché le donne oggi valgono più degli uomini, nel senso che studiano meglio, sono più numerose all'università le donne degli uomini, nelle professioni come quella dell'avvocato, del magistrato e del medico, le donne sono più numerose e svolgono un lavoro ben fatto, quindi attenzione a non fare i bulletti. Con le donne bisogna avere veramente un rapporto paritario e allora la cosa può funzionare, non sempre, perché non è che c'è un'abilità particolare per corteggiare, uno si manifesta, dice quello che pensa, capisce immediatamente se può procedere o deve frenare, insomma un minimo di intelligenza serve anche in questa attività ludica. Nei rapporti dicono che più ignori l'altro e più l'altro ti segue, funziona sta cosa secondo lei? Anche più non sono d'accordo col più, ci vogliono delle attenzioni anche nei confronti della persona che si intende corteggiare, però non devono essere sdolcinate né apertamente finalizzate alla scopata. E poi le donne bisogna farle ridere, bisogna divertirle, dire delle cose che siano apparentemente superficiali ma che muovono al riso in modo serio, cioè usando argomenti che siano seri. Secondo lei a Milano è più difficile cuccare rispetto che in provincia, oppure non è vera sta cosa? Adesso non vorrei peccare di immodestia, insomma, ma io ho cuccato sempre dappertutto, anche in Messico quando sono andato a seguire i mondiali per il Corriere della Sera. Ovunque sono andato non ho avuto difficoltà, anche con una cinese. In Kenya anche con una nera, a dimostrazione che non sono razzista. Sì, però non ha fatto come in questo caso Montanelli. Se per scopare dopo ogni volta mi devo sposare avrei 150 mogli. Quindi è riuscito a scopare sia con una keniana che con una cinese. Ci racconta però l'approccio con la keniana. Ma non c'è un approccio, cioè tu la conosci, poi la cinese ha cominciato a scrivere degli articoli per me quando ero direttore dell'Indipendente e a me sembrava improbabile che una cinese sapesse scrivere in italiano, invece scriveva benissimo, quindi abbiamo avuto un rapporto anche un po' lavorativo e poi l'ho invitata a pranzo e poi insomma, sapete come vanno queste cose, non è che c'è una tecnica particolare, le cose vengono da sole, se vengono, se non vengono pazienza, una rottura di coglioni in meno. La messicana? La messicana stava in Messico, perché era in Messico. Però anche lì che approccio c'è sta? Cioè come vi siete conosciuti? Ero insieme con un mio collega e abbiamo conosciuto due sorelle ed erano abbastanza carine, ma non mi ricordo la circostanza in cui le abbiamo conosciute. Poi abbiamo cominciato a frequentarle, a fare qualche pranzo, qualche cena insieme e da lì e poi l'appetito viene mangiando, si dice, no? Cinese, keniota, messicana, un'altra nazionalità. Una lì. Napoletana. Napoletana, però non è una nazione a parte. La più figa di tutte. La più figa di tutte è napoletana. Ma è un personaggio conosciuto? Era una ragazza di una famiglia aristocratica, forse anche quello mi ha un po' affascinato. Era bionda come una di Bolzano. Era molto, poi mi piaceva il suo accento perché era leggermente napoletano e quindi gradevole anche dal punto di vista musicale, poi era molto spiritosa e intelligente e quindi è stata una cosa molto simpatica. Altre nazioni battezzate? Così non mi viene. Ah sì, un'austriaca. Sì. Lavoravo al Corriere della Sera allora e c'era una stagista che veniva da Vienna, piuttosto interessante anche fisicamente e poi simpatica, per cui sai, ci frequentavamo al giornale, frequentala oggi, frequentala domani, finisce sempre che poi tra uomo e donna se succede la scopata non è mica una tragedia. Anzi, bisogna intenderlo più come per gioco ormai. Ma certo, ma sì. Ma l'approccio in discoteca invece? Non sono mai andato in vita mia in una discoteca e non ci andrò mai perché mi fanno schifo. Ma è andato in discoteca? Neanche Balera? Ah? Anche la balera. Cos'è la balera? Non so. Una balera
No, no, ma io non ho mai frequentato queste cose, mi annoiano. Poi il ballo è una delle cose più truci che possa fare l'uomo, no? Sembra un orso, dice, fare questi movimenti del cavolo, musica orrenda. Io detesto la musica leggera e quindi insomma non ho mai avuto la tentazione neanche di bere un aperitivo in discoteca. Che musica ascolta? La musica classica. Io ho fatto anche il pianista di piano bar quando ero un ragazzo e lo facevo solo per guadagnare dei soldi e ne guadagnavo abbastanza tanti, e però mi sono talmente rotto le scatole perché il pianista suona, poi c'era un cantante maschio e una cantante femmina che ricevevano gli applausi, era un night di Lecco, e invece il pianista era equiparato a un portaombrelli, cioè totalmente ignorato. Tra l'altro ha dato l'assist dell'orso. Infatti su quello, sull'uomo che assomiglia a un orso in discoteca, noi volevamo chiedere insomma che cosa ne pensasse di questa JJ4, insomma, che la vogliono abbattere o non la vogliono abbattere, come la vedrebbe a Milano, insomma. No, io ho scritto anche qualche articolo sull'orsa e sono, devo ammettere, di essere tifoso dell'orsa. Preferisco l'orsa al presidente lì della regione, anzi io abbatterei quello. Fugatti? Sì, Fugatti lo abbatterei al posto dell'orsa, sarebbe anche più divertente come scena. Ma scusa, ma non comprare gli orsi in Slovenia per ripopolare i monti? Finalmente arrivano gli orsi e ovviamente gli orsi come gli umani scopano, quindi fanno dei bambini, dei cuccioli, e poi questi qui si accorgono che sono orsi e fanno gli orsi, allora sono imbecilli, non dovevate andarli a prendere. Noi abbiamo chiesto ai nostri follower di fare una domanda a Feltri, se allora avessero potuto, di fare una domanda a Feltri, visto che sapevano che saremmo venuti qua. Qualcuno ha chiesto, a proposito dell'Atalanta, chi preferisce lei tra Doni e Papu Gomez? Devo dire che Doni lo conoscevo bene, mi era anche molto simpatico ed ha fatto cose veramente egregie, quindi lo stimo moltissimo. E non credo alle puttanate lì dello scandalo, mi sembra tutte cose gonfiate ad arte. Gomez però mi ha molto divertito, diciamo. Non riesco a fare una scelta precisa, mi piacerebbe vederli tutti e due insieme giocare. Questo sì, è che purtroppo ormai... Allora, uno ha scritto: cosa fa la sorella? La puttana. Cioè, possiamo approfondire un pochettino questo aspetto? In che senso? No, è una risposta scherzosa. Mia sorella, io ne ho una, ma non la vedo da 15 anni, perché io sto a Milano, ho molte cose da fare. Mia sorella è un'orsa, come quella del Trentino, e quindi non abbiamo grandi rapporti. Uno chiede: il politico che le sta più antipatico? Quasi tutti. Sarebbe disposto a far accoppiare Ciccio Grigiotto, il suo gatto, con la gatta Giuditta di Capezzone? Scusate, ma mi sembra una domanda del cazzo. Sì, sì, ma guarda, la maggior parte... Stiamo leggendo proprio per questo, perché cioè, alcune sono proprio assurde. Anche perché uno è proprio: ma non ti senti essere una merda totale? Ma diciamo che se in questo momento la merda totale mi sembra colui che mi ha fatto questa domanda. Che ne pensa di Chiara Ferragni e degli influencer in generale? Allora, gli influencer non ne conosco molto. La Ferragni mi piace, mi sembra anche molto intelligente, anche se a Sanremo ha avuto una caduta, così mi sembra di ricordare, anche se io non ho visto Sanremo, ma ho visto il pezzetto che la riguardava. È una bella donna, mi sembra molto intelligente, quello che ha fatto della propria vita è un'opera d'arte, perché è riuscita a diventare ricca facendo quattro chiacchiere di tipo televisivo, e quindi chapeau. Tornando sulla questione orso, è più pericoloso un orso del Trentino, un Renzi come amico o una comunista prevaricatrice? Io detesto i comunisti, però, ma non a livello personale, non gradisco le idee dei comunisti, infastidiscono i luoghi comuni, questa lotta per i diritti che non si capisce poi quali siano, sono sempre quelli dei froci, eccetera. Quindi diciamo che scarterei per prima questa ipotesi. Quanto vino beve al giorno, ma deve essere sincero? Ma il vino ne bevo abbastanza poco, nel senso che bevo un bianco prima di pranzo, un mezzo bicchiere a casa mia. Poi bevo un bicchiere di vino rosso durante il pasto,
poi per tutto il pomeriggio ovviamente non bevo, non mi viene anche in mente. Alla sera ripeto questo rito, cioè mezzo bicchiere di bianco come aperitivo, poi un bicchiere di rosso. Ah, ecco, alla sera dopo cena mi faccio anche un dito di whisky torbato, solo torbato, sì, che mi piace. Se dovesse scegliere tra bianco e rosso? No, il rosso è più buono, però come aperitivo il bianco va giù meglio. Senta, io le faccio un attimino un ritorno al futuro. Lei ha fatto dei titoli in passato che hanno destato molto, insomma, molto clamore. Uno tra questi, riferito a Craxi, Cinghialone. Sì. Le posso chiedere oggi per lei chi sarebbe il Cinghialone? Guarda, intanto mi è dispiaciuto di avere definito Cinghialone Craxi, perché allora non lo conoscevo. Poi l'ho conosciuto e mi sono accorto che era una persona molto intelligente e, diciamo, non meritava questa definizione. Però oggi non saprei a chi, perché tutto sommato il cinghialone è anche un bel animale, almeno, tant'è che quei coglioni di romani si lamentano perché hanno i cinghiali che girano, ma dovrebbero lamentare di se stessi che i cinghiali li invitano con dei rifiuti. E allora ci vuole proprio... Bisognerebbe fare un po' più di pulizia per evitare che i cinghiali arrivino in città. Anche lì bisognerebbe abbattere qualche uomo più che qualche cinghiale, sì. Volendo essere utili all'umanità. Senta, saprà benissimo, la rompiballe va dal Papa. Sa a chi si riferisce, un suo titolo, è legato a Greta Thunberg. Ah, oggi chi è la rompiballe? No, avevo fatto come titolo Vieni avanti Gretina. Vieni avanti Gretina, che è la famosa battuta, no? Vieni avanti Gretino. Senta, le piace la segretaria del PD, Elish Lai? Ma diciamo che mi diverte, perché è talmente vuota che mi fa venire in mente quei palloncini che quando li stacchi da mano vanno in cielo. Non so che programma abbia, non so che cosa voglia fare, non so dove voglia andare. Lei non ha mai detto niente e blatera soltanto dei cosiddetti diritti degli omosessuali, delle lesbiche, ma non ce l'ho mica con lei perché è lesbica, perché anche io ho i suoi stessi gusti, quindi sarei stupido a criticarla. Zero titoli. Che cazzo fate? Zero titoli. No, viene nel mio cuore da quando avevi i pantaloncini corti. Signore, stai per bestemmiare. La fuga, l'unica via dalla figa. Su tutte le mani. Zero titoli. Ma no, voi siete sempre polemici. Siete sempre quelli che fanno i giornalai in un anno ridicolo, no? Zero titoli. Gente che si sveglia la mattina e parla a capocchia. Ma non ho mai frequentato le pornostar perché sono riuscito a scopare lo stesso anche con le mie amiche. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Svegliatevi, aprite gli occhi, guardatevi nello specchio e domandatevi: ma sono un coglione o sono una persona intelligente? Risposta: sei un coglione. Zero titoli. Siamo tutti eredi del Duce. Che figura di merda. Zero titoli. Sapete che anch'io facevo il fotografo? Ai funerali andavo. Ormai siamo finiti. L'uomo è sopraffatto, come sapete. L'uomo già prima era un coglione, figurati adesso. Zero titoli. Da italiana media. Il calcio è una cosa, la politica è un'altra. Il calcio, se lo ricordi, è una cosa seria. Un veneto mi ha detto: ogni giorno serve una carriola di carte per poter lavorare. Come sei, veneti? Andate sul mio blog, maledetti. Forza, che non ci venite più, pezzi di merda. L'ho detto 100 volte, non mi stanco di ripeterlo. Fai ballare i ragazzi. Non posso pretendere niente altro dalla vita. Su tutti le mani. Grazie, ma poi siamo malati proprio. Facerò un uomo, giornalista a caso. Lui. Ma siamo una coppia di fatti. Se non capisci questo, non sai cosa sia la civiltà di cui noi siamo. Siamo un popolo di masochisti.